split, adesso vabbè, immagino è molto buona, però la split, niente, pensare di tirarla in mezzo al piatto e lasciar fare, no, il movimento della pallina, insomma. Quindi anche lì non è che c'è un movimento particolare, ma è semplicemente l'impugnatura della palla. L'impugnatura della palla. Che quando rilasci poi dopo fa lo spin lui. La split quella, no? Il trucco è prendere le due cuciture, cioè tenere le dita larghe. Sì, le dita larghe le tengo subito dopo quando finisco le cuciture, poi dopo c'è la forchetta che è più... Beh, però devi avere anche le dita più lunghe. La split passa anche solo tenendo qua.